Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. È bello ascoltare la stessa parola di Dio in varie lingue e renderci conto che in questa domenica la stessa esperienza che viviamo noi adesso la vivono tanti nostri fratelli e sorelle in tutto il mondo. Le lingue sono tante, diverse. Tra di noi magari non ci capiamo, però ascoltiamo le stesse parole, crediamo negli stessi valori e siamo uniti nello stesso Cristo. E questo è qualche cosa di bello che deve riempirci di gioia. Soltanto a pensarci, soltanto a rendersi conto di che cosa vuol dire essere parte di una Chiesa che abbraccia il mondo intero. Ecco che noi abbiamo questo episodio, lo conosciamo tutti molto bene. Pensate, è l'unico miracolo che viene raccontato in tutti e 4 i Vangeli. E ci sono delle frasi che ci toccano da vicino. La prima è questa: Gesù sbarca, aveva l'intenzione di fare soltanto un periodo, un momento di riflessione, di calma, di solitudine con i suoi discepoli dopo della morte di Giovanni il Battista. Scende, trova la gente, vedendo le folle sentì compassione per loro. Ecco il primo gesto di Gesù, questo sentire compassione. Vi rendete conto? Gesù che guarda, vede questa gente, sente che lui è lì per loro, aveva altre intenzioni, ma non può sottrarsi perché è per noi che lui è venuto. E mentre guardava le folle di allora, guarda le folle anche di oggi, guarda ciascuno di noi, guarda me, e sente che ho bisogno di lui e vuole dare una risposta al mio desiderio, al mio bisogno. E quando arriva la risposta, vedete, la prima risposta è un parlare e un guarire. Poi arriva il momento della fame e c'è quella proposta: date voi da mangiare. Date voi. Ecco, gli apostoli sono in imbarazzo. Però Gesù insiste su questo fatto:
ho bisogno di voi per dare da mangiare a tutti. Vedete, noi siamo abituati agli interventi speciali del Signore. A Cana ha cambiato l'acqua in vino e ne ha avuta tanta da ubriacare mezza Galilea. Però ha voluto l'acqua, quindi versate l'acqua. Ora qui il miracolo avviene e c'è tanto da mangiare che ne avanza 12 ceste piene di pani, ma ci vogliono quei 5 pani e 2 pesci. Dobbiamo anche noi collaborare. Il Signore fa, ma vuole agire attraverso la nostra collaborazione, la nostra partecipazione. Noi siamo parte di un progetto e il progetto di amore del Signore passa anche attraverso la nostra partecipazione. E questo è quello che accade oggi e accade sempre. Gesù non cammina più su questa terra, ma ci cammina attraverso di noi. I nostri piedi sono i suoi piedi, le nostre mani sono le sue mani. Ed è ancora oggi che ci invita a una solidarietà, che dice: date voi da mangiare. Il che vuol dire condividete, il che vuol dire fatevi carico della povertà degli altri. Oggi è domenica, io spero che tutti avremo quel pranzo della domenica che aspettiamo. Oggi non è così speciale come una volta, ma c'è sempre qualcosa di speciale. Ebbene, come sarebbe bello se noi potessimo essere sicuri che nulla di quello che riceviamo oggi vada sprecato, che non ci sia nulla di eccessivo, nulla di cui ci dobbiamo vergognare di fronte a quelli che vivono nella fame e nel bisogno. Date voi stessi da mangiare, è un invito che il Signore ci fa, perché dalla nostra abbondanza, dal nostro spreco, tanti e tanti possono sopravvivere, possono mangiare, possono ricevere il necessario. Ecco che l'invito del Signore arriva a noi per farci sentire meglio, essere parte del suo progetto di provvidenza, pensare che noi siamo responsabili nel mondo in cui viviamo e non possiamo semplicemente vedere che le cose passino come possono andare. Noi siamo attori. Noi dobbiamo essere gli strumenti della provvidenza del Signore. Che il Signore ci accompagni durante questo giorno, durante questa settimana, a essere uomini di condivisione, di comprensione e di fraternità universale.